e che altri. E mi, non mi sento che, veramente mi, sì, mi sento una cristiana, perché non facendo che mai del male, non sta mai con le congreghe che va a fare che robe là, in casa di che altri, no? Perché cosa va d'accordo con gli americani, e cosa va d'accordo con un santo padre, che si approfitta sui paesi di che altri, perché se no te cedi, te butta bombe, mica che i cristiani l'avara, me ne faccio una beffa, veramente, perché se ti sei su un'organizzazione che, insomma, o che ti si insemeni io, o che bisogna che ti sappi cosa chi fa questa organizzazione, se ti sei dentro, sei complice, non c'è niente da fare. E ora, ti capisco, batte il tuo stomaco, con pugno che mi son cristiano. Questo è vero, perché una persona che sta con una congregazione, con una congrega che va a fare del male, non te sei un cristiano proprio per niente, perché te lo dici così. Bisogna informarsi prima di dire essere cristiani, per la mia idea. Perché mi non sto con nessun congrega che va a fare del male, perché se so, se qualcuno va a rubare una gallina perché ha fame, che mi non posso dargli che so che qui va a rubare una gallina perché ha fame, mi quello non dico che sei un cristiano, perché se no muore. E ora, insomma, siamo qua sopra, mi spiego anche a male, non sono buona proprio a spiegarmi bene perché sono una pora casalinga, una pora insemenia. Però mi dentro di me, sto cristiano, mi espulsa da brusà, basta, non so perché. Mi, se quando tua mamma è cristiano, mi chiamo cristiano perché sono con delle persone veramente che non fa del male a nessuno. Se so che sono dentro su una congregazione che a te ti dice se perché ti viene incisa, tu sei un cristiano, no? Ma ti bisogna che ti informi bene se quei veramente sei degni a chiamarsi cristiani, perché se no mi sembro con delle persone, non so se sono chiara, con delle persone che non sono cristiane. E ora mi tutto inutile che mi batta il stomaco che dico sono un cristiano, va bene? Non so se me lo spiega bene, perché mi capirei anche ad altri che, insomma, mi spiego per me, ecco. Però quello che mi sento dentro, dico, no, mi sono un cristiano, non mi dice niente sta roba, proprio niente. Perché mi, se perché non sono di che congrega, o di che altro, o di quest'altra, mi io se soi. Mi vedo che ho due gambe, due bracci, e mai come che altri, se che ne ho, e se non sto senza, però non va a stare insieme con delle persone che dice, beh, perché ti sei mia messa, ti sei una cristiana, e non mi dice niente che roba là, è vero? Mi sono espressa così, scusami, e mi ricredo quello che dice l'altri. Va bene. Mi sento abbastanza vicina, insomma, mi sento vicina perché si spiega, insomma, nel senso più pratico, ecco, una roba che mi sento più vicina, ecco. Mi saluto. Ecco. Ho messo giù forse un attimo prima, scusa se ti ho messo giù. Comunque hai ragione tu, uno non è che si può definire per una sigla, una persona si definisce per i fatti, per le cose che fa, non per quello che si identifica. Pronto? 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 Va a cagare. Wow! Va a cagare. Perfetto, beh, è sempre meglio che non essere stitici, no? Pronto? Un privato, un attimo. Vabbè, niente, il problema reale qui è sempre lo stesso. Questa trasmissione non si presta a stupidaggini, non si presta a prendersi in giro l'uno con l'altro. Purtroppo, vabbè, vediamo un attimo. Pronto? Pronto? Sì? Moccioso! Noi sentiamo perfettamente queste persone, conosciamo la loro vigliaccheria, conosciamo la loro infamità. E sono persone che vivono in ginocchio e sono persone da cristiane. Cioè, questo comportamento di queste persone
è lo stesso comportamento che è sempre stato usato dai vari nones, dai vari Centazzo, dai vari Mattiazzo, dai vari CE per bruciare vive le persone. Sono le stesse persone che vengono utilizzate in questo momento per far finanziare la Chiesa Cattolica, per far finanziare la scuola cattolica, in modo da destabilizzare la Costituzione. Chiaramente queste persone insultano, non hanno nessun'altra possibilità che fare questo. Se potessero accenderebbero i roghi, purtroppo qualcuno glielo impedisce. Vediamo un attimo. Pronto? Pronto? Sì? Pronto? Pronto? Vergognati. Perfetto. Noi possiamo vedere come gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra possono soltanto agire in questi termini, perché il loro livello intellettuale, il loro Dio li ha portato a essere questi. Non sono più in grado di vedere il futuro, non sono più in grado di guardare la realtà che gli viene incontro, non sono più in grado di vivere in se stessi. Devono per forza saccheggiare qualsiasi cosa che esiste, e saccheggiare qualsiasi cosa che esiste è effetto della pulsione di morte. Pronto? Pertanto ormai ci troviamo davanti proprio a un effetto di questo genere, cioè ci troviamo davanti a una distruzione di quello che è la vita umana, e una distruzione della vita umana che parte dall'esaltazione di quello che è l'omicidio, esaltazione per le camere a gas naziste, l'esaltazione per il macellaio Sodoma e Gomorra, l'esaltazione per principi che nulla hanno di principi umani. Bene, vediamo un attimo. Buongiorno ragazzi. Sì? Cari, guarda, avete sentito qual è le persone che si batte sullo stomaco? Come che si comportano? Sì, ma nessun problema. Bravo. Nessun problema. Bisogna essere, guardare avanti e essere forti, perché tanto danneggiano dappertutto. Ma magari non c'è nessun problema, non ci stanno mica torturando, cioè non ci avevano subito. Non vi da farci caso, perché sono persone che proprio coinvolga tutti, cioè a mente le persone che fanno del bene, per esempio Franco Carraro, che fa molto del bene per tanti anni, e per quello delle volte si è trovato sulle delle situazioni un po'... Va bene. Sai, carissimi, okay, ciao, ciao, vi ascolto. Ciao. I problemi sono sempre gli stessi. Ogni volta che una persona cerca di costruire il futuro, ci sono sempre le zanzare, e chiedo scusa agli esseri zanzara, che cercano sempre di distruggere il loro fare, il loro essere, la loro dignità. Queste sono solo zanzare, niente più, insomma. Pronto? Sì? Ciao, dimmi. Lili? Dimmi. No, volevo dirti... Come ti chiami? Claudio. Claudio, ciao Claudio, ciao. Io ti ascolto sempre, sai. Volevo dirti che non la signora ultima, l'altra persona. Va bene, sì. Vorrei vedere che tenore di vita hanno. Ah. Hai capito? Perché bisognerebbe verificare lo stato, bisognerebbe che verificassi il tenore di vita che hanno le famiglie. Allora si sa subito quello che hanno, quello che non hanno, quello che hanno. Quello che hanno, che hanno, che hanno. Va bene. Hai capito Claudio? Ho capito. E allora il tenore di vita fa questi scherzi. Quando è alto, hanno il buon tempo di non capire certe cose. Beh, può essere. Può essere. Perché sai. Può essere. Ecco. Va bene. Va bene. Grazie. Ti ascolto, ciao Claudio. Ciao, ciao. Ciao. Pronto? L'avete ascoltato l'operazione dialettica di un adoratore del macellaio di Sodoma e Gomorra. Questo è il livello che hanno raggiunto ed è divertentissimo, no? Però adesso basta, adesso li taglio a tutti quanti. Bene, vediamo un attimino. Pronto? Sì, pronto? In diretta? Sì. Ma che schifezza, che intellettualità. Ah sì? Ti ha affascinato? Pronto? Va bene,
andiamo pure avanti allora con la trasmissione. Dunque, dicevo che ad agosto sono sull'altipiano di Asiago. Se qualcuno viene a fare ferie, viene a fare vacanze o intende frequentare l'altipiano di Asiago, può mettersi tranquillamente in contatto con me. Io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera, e ci sono anche sull'elenco telefonico. Ah, il mio telefono è sotto controllo, per cui fate tranquilli, fate tutte le telefonate che volete. E niente, possiamo scambiare sia quattro chiacchiere sia andarci a bere una birra, non c'è nessun problema e nessuna condizione. Io vado sul altipiano di Asiago e vado a frequentare anche un paio di luoghi sacri che conosco benissimo, due luoghi di potere che ho trovato e nei quali mi trovo benissimo. Bene, vediamo ancora. Ciao, sono Mirella. Ciao. Niente, devo dirti che ti ascolto sempre, è una trasmissione che mi piace. Sì. E questo telefonare che ti arriva dovrei andare incoraggiarti di più, insomma. Non infatti. Perché mi sarei un carattere fatto così, non è più avanti ancora. Sì, ma guarda che è bello perché, sì, perché vuol dire che incidi, no? Quello momento la tecnicisti e quindi. Certo. Certo. Avanti, sempre ti ascolto, che c'è tanta gente che ti ascolta. Grazie. Ciao, grazie. Sì, ma in effetti è vero questo, perché se la trasmissione non toccasse nessuno, se fosse una trasmissione di canzonette, nessuno verrebbe a rompere le scatole. È chiaro che stiamo toccando delle corde molto profonde, ma non solo noi, ma anche Franco Carraro, anche altri speaker. Al di là poi che se non si è d'accordo, magari su alcuni si farebbe anche a pugni volentieri, però il fatto stesso che vengono toccate queste corde è importantissimo per la vita. Vediamo ancora. Pronto? Cioè, se noi facessimo una trasmissione di canzonette, nessuno gli fregherebbe niente. Nones continuerebbe a accendere i suoi bellissimi roghi, Centazzo pure, Marco Cedo farebbe con tanto piacere, tanto il suo dio, il macellaio Sodoma Gomorra, ama molto il profumo dell'olocausto, no? Cioè il saccheggio umano è una cosa che gli dà molto piacere. Per cui non ci sarebbe nessun problema, invece non facciamo una trasmissione di canzonette. Pronto? E niente, allora andiamo ancora avanti sempre col discorso. L'interpretazione dei Vangeli viene fatta sempre in base al punto di vista che ha una persona. Se una persona è in ginocchio, quella persona in ginocchio vedrà con odio ogni cosa che gli impedisce di essere in ginocchio, che non la rassicura nel suo essere in ginocchio. Mentre invece una persona che costruisce un cammino di libertà avrà sempre delle persone e favorirà sempre quei percorsi che gli favoriscono il cammino di libertà. Per cui la centralità del discorso non sta tanto in ciò che dice Tizio o in ciò che dice Caio, ma nei fini per cui Tizio e Caio li dice, i fini per cui i Vangeli vengono scritti. Allora, una volta che si determinano il fine, siccome l'uomo comunque ha due gambe, ha una bocca, fa sesso, cioè, è chiaro che certe cose rappresentano e vengono descritte all'interno dell'uomo, però il fine per cui quelle cose vengono scritte, per cui quelle cose vengono espresse, va analizzato e va tenuto presente. Se io dico tutti gli uomini devono stare bene, in sé, ha un senso. Se io dico tutti gli uomini devono stare bene perché devono servirmi, ha un altro senso. Cioè i sensi, entrambi dicono gli uomini devono stare bene, ma perché gli uomini devono stare bene? Devono stare bene perché devono vivere come uomini o devono stare bene perché devono servirmi? Ciao, è arrivato a trovare qualcuno. Se io dico gli uomini devono stare bene perché gli uomini sono importanti in sé, io costruisco libertà. Ma se io dico gli uomini devono stare bene perché devono servirmi, io non costruisco libertà, costruisco asservaggio. Eppure dico sempre gli uomini devono stare bene. Per cui è importante sapere dove porta un'affermazione, qual è il fine per cui si fa un'affermazione. Se io dico gli uomini devono essere liberi, perché io dico gli uomini devono essere liberi? Se io dico gli uomini devono essere liberi in sé, per favorire se stessi, è un conto. Se io dico gli uomini devono essere liberi di mettersi in ginocchio davanti a me, è un altro fine, cioè è un fine diverso. Allora,
qual è il fine perché, per cui io faccio delle affermazioni? È un fine che sviluppa ciò che voglio o è un fine che asserve ciò che voglio per servirmi? Questo è importante analizzare. Quando voi sul Vangelo leggete Dio perdona loro perché non sanno quello che fanno. Perché? Perché l'uomo che non sa quello che fa ha il diritto di sbagliare o di fare delle cose che pensa lui, o perché l'uomo che non sa quello che fa sta facendo delle cose contro di te. È importante sempre avere chiara l'idea e il motivo per cui un'affermazione viene fatta. La stessa affermazione in un contesto ha valore diverso rispetto a un altro contesto. Perché noi diciamo che è l'esistente che costruisce la coscienza universale? Perché dicendo questo diamo una direzione al nostro sentire, alle nostre sensazioni, alle nostre affermazioni, alla nostra ricerca di libertà. Al contrario, se noi dicessimo è Dio che crea il mondo, daremmo un'altra direzione alle nostre affermazioni. Per cui, vediamo un attimo. Pronto? Per cui la direzione che noi diamo alle nostre affermazioni, al nostro fare, al nostro sentire, determina necessariamente se è un percorso di libertà o di schiavitù. Se io dico voglio essere libero, ci sono vari modi per intendere voglio essere libero, perché voglio essere libero per esprimere me stesso è una cosa, voglio essere libero per trafficare in schiavi è un'altra cosa. Se io dico voglio essere libero per costruirmi la vita è un discorso, ma se io dico voglio essere libero di rubare il pane di altre mani è un altro discorso. Cioè, cosa si intende quando si dice voglio essere libero? Cosa si intende quando si dice voglio costruire la vita, voglio fare questo, voglio qualsiasi cosa ideologica, qualsiasi cosa di pensiero? Cioè, bisogna determinare l'oggettività in cui quelle cose vengono espresse. Ecco che se io ho un Dio padrone o lo ammetto soltanto, ogni cosa che io esprimo è finalizzata al Dio padrone. Se invece io nego l'esistenza di un Dio padrone, nego la necessità del Dio padrone, è chiaro che ogni cosa che io esprimo va verso la libertà. Per cui, perché quello che mi circonda cerca la libertà, cerca se stesso, non cerca l'asservimento a qualcuno. Vediamo un attimo. Pronto? La direzione dell'asservimento è la direzione del cristianesimo e delle religioni rivelate. Se viene espresso asservimento, viene espresso sempre e comunque coercizione. Qualsiasi affermazione si faccia, non esistono delle affermazioni che possono liberare quando si è asserviti. Cioè, il prete deve mettere in ginocchio le persone, il missionario deve costruire miseria. Se non costruisce miseria, non costruisce l'oggettività del proprio credo. Pronto? Ciao Claudio. Ciao Marco. Sì, sono Marco. Senti, io l'altra settimana hai problemi di... No, no, nessun problema, anzi. Ecco, se si puoi lasciare come vuoi, io ti sentivo benissimo. Perfetto. Settimana scorsa ti ho fatto sentire una cosa che insomma ti ha fatto due minuti di mal di pancia. Però vedi, io poi al seguito sentivo anche interventi, perché ho registrato la trasmissione e quindi l'ho riascoltata la sera, no? Perché sono dovuto andare via. Ho sentito che sono intervenute delle persone appunto dicendomi che insomma certe cassettine, a un certo punto uno che ha fatto dei passi in avanti, e insomma bisognerebbe anche dimenticarle o buttarle via meglio. E non voglio essere polemico, però qual è stato un po' il mio problema? È che il giorno dopo, durante una trasmissione alla vostra radio là, si parlava tranquillamente insomma di Gesù crocifisso, addirittura è venuto fuori una frase che il massimo della, quasi, no, presso poco te la dico così, il massimo della perfezione nella sofferenza è proprio il simbolo di Gesù in croce, no? Ecco, allora voglio dire questo, come mai, non so, nella tua trasmissione queste cose sembrano eresie, mentre magari in altri momenti sono accettate benissimo, cioè voglio dirti questo, parlo per me. Certo. Io a questo punto cosa devo fare? Perché ci sono persone che... Tu devi tenerti le tue cose e fare il tuo percorso, fregatene di quello che affermano gli altri, scusa. Purtroppo, io ho capito una cosa, il mio percorso, essendo che non ci vedo molto chiaro, no? Lo faccio assieme agli altri, allora... Certo. Sai, si
prende un po' di qua, un po' di là, certo. E in questo lavoro di come si può dire, come fa lo scalpellino, no? Certo. Di continuo smussamento, così che, però non riesco ancora a vedere che figura sta. Comunque, attenderate, adesso, quello del buttare delle cassette, no? L'aveva fatta una ragazza, una signora. La signora, sì, che lei ricordava quelle cassette ancora 10 anni sì. fa, del genere, no? Ecco. Ma queste sono un suo sentire, no? Sì. Lei ha reagito in questo senso. Ma è chiaro che lei e altri possono dire queste cose nella nostra trasmissione, no? Perché la nostra trasmissione ha un taglio abbastanza netto. Però no? Vedi Claudio, quello che volevo forse anche sottolineare è che queste cose che io sento, per esempio, come ti ho detto, ho sentito il giorno dopo, durante una trasmissione, sì. queste cose dette da persone che prima erano molto lontane anche loro da un certo tipo di credo, e dopo invece si sono in un certo senso riavvicinate, però non in modo bigotto, ma in modo abbastanza razionale, in modo abbastanza anche convincente da questo punto di vista, perché insomma uno che ci arriva poi per ragionamento. Cioè, voglio dire, per me la cosa è abbastanza complicata, ma molto seria, non è che insomma ne approfitto per dire a uno, all'altro, a st'altro, insomma un giorno dite una cosa, dite una. E a me va bene che tu vada avanti per la tua strada, sento altre persone che magari hanno imboccato anche altre soluzioni, no? Però questo rimescolare un po' tutte queste cose mi dà un po' di ansia nel pensare, perché non è che ci vedo molto chiaro, tutto qua, ecco, e sì, ma comunque io... tu devi fare il tuo percorso e fare le tue determinazioni. Io sono convinto che quella che ha detto l'altra volta, no? La ragazza ha detto buttare via, sono cose sue, anche lei probabilmente ha un percorso, no? Come l'abbiamo tutti, sì. Cioè, io sentendo quello che tu mi hai fatto sentire l'altra volta, anche a me subito mi ha un attimino scordato. Dopo pensandoci un po', no? Ho detto cazzo, no, in fondo è anche importante, perché ti fa vedere a che punto porta l'asservimento, cioè a che punto arriva una persona, no? Rispetto ed è, secondo me, è importante come testimonianza, capito? Sì. Al di là. Vedi, è qua che forse secondo me merita un po' l'attenzione. Quando tu dici a che punto arriva una persona, perché il tuo giudizio naturalmente non combacia col giudizio di un'altra persona che ha fatto tutto un altro tipo di esperienza. Perché se a te dà l'impressione che questo sia completamente andato fuori o sia completamente pazzo, purtroppo è qua, vedi, e io ho riflettuto parecchio, era anche di sera che ascoltavo questa cassettina, ho riflettuto parecchio su questa cosa. Cioè, dall'altra parte ci sono delle persone che possono dare un giudizio completamente opposto e dire questo non è assolutamente pazzo, è una persona addirittura, ma te lo dico... nel senso di persone che fa un discorso anche il più razionale possibile. Sì, vedi Marco, però se tu leggi un attimino anche la storia stessa della stregoneria, no? Trovi, non so, tipo Santa Teresa, l'hanno fatta santa, e chi ha avuto cose similari è stata bruciata. Cioè, questo è importante sapere, no? Cioè, effettivamente è una forma comunque di pazzia, no? Che diventa santità oppure criminalità a seconda dell'uso che ne fa il potere, cioè la Chiesa ufficiale. Cioè, è importante questo, no? Perché in effetti l'alterazione della percezione porta a delle forme di coinvolgimento quasi assoluto. Se uno non ha la disciplina, poi è un disastro. Ho sentito dire anch'io che molte sante forse avevano più problemi di isterismo che qualità e virtù. La francese, quella che è stata bruciata, Giovanna d'Arco, fu prima condannata per stregoneria e dopo fu santificata. Sì, ma anche è stato un processo politico quello di Giovanna d'Arco. Però le sue sensazioni, capito? Le sensazioni che lei ebbe è un'alterazione della percezione, capito? Solo che lei non ha disciplinata, cioè non ha determinato la idea, l'ha solo subita questa alterazione della percezione. E poi è stato un grande strumento, perché effettivamente fu importante la sua figura, insomma. No, quello che volevo dirti è questo, forse, cioè anche quel personaggio, no, Gesù Cristo, eccetera, voglio dire, fa effetti un po' particolari in diversi anche... in diverse persone, perché una persona lo trova, non so, da cercare, non so, di seguire, da imitare, cioè, un'altra persona come te, per esempio, lo trova assolutamente negativo. Però se posso darti un consiglio è che in un ambiente come il nostro, nel Veneto qui è meno, è molto religioso, molto cattolico, forse fanno più male al tuo interesse certi tipi di affermazioni, no? Anche se sono molto categoriche, anche se sono molto... come si può dire,
tu le trovi giuste perché sono, sono contraddittorie al massimo, cioè sono non contraddittorie, sono incisive. Sì, sì, veramente, ecco. Però secondo me adotti una linea un po' troppo spregiudicata. Quindi, con questo sì, Claudio, pensa un po', insomma, no, a fare come vuoi. Il tuo giudizio, il tuo giudizio è reale, in effetti, però io lo uso, no, ma in effetti io lo uso appositamente quel tipo di linguaggio, proprio per svegliare il pensiero delle persone, cioè per far capire alle persone che non è soltanto negativo questo, no? Cioè negativa figura di Gesù, cioè, ma è anche cattiva, è criminale, hai capito? Solo che la propaganda la fa passare per buona. Poi per quanto mi riguarda, a me mi hanno già massacrato di botte per giorni e giorni, per cui non ho problemi, capito? Cioè, sì, ma... mi hanno già torturato abbondantemente, per cui so sopportare ben altro, insomma, queste affermazioni. Questo spero che tu capisci che non lo condivido assolutamente, però voglio dirti che, per esempio, adesso forse sarà anche un po' irriverente paragonare un po' il personaggio di Gesù a Di Pietro, ma per esempio Di Pietro, con tutto quello che sta combinando, è sempre per me, per esempio, per me, oppure nel cuore di molti italiani, nell'ideale di molti italiani, ha sempre rappresentato, non so, un punto di riferimento per quanto riguarda un certo tipo di messaggio, un certo tipo di valore. Ecco, e allora adesso vabbè, fa quello che vuole, però tu rimani sempre dell'idea che, insomma, avremmo bisogno di 10-100 Di Pietro. Al di là del Di Pietro di sé, il personaggio Gesù Cristo. No, sai cosa ha toccato Di Pietro? Sì. Di Pietro ha dimostrato che il potente, no? Il potente può essere giudicato. Sì. Cioè, ha dimostrato in modo talmente, e a parte lui chiaramente tutti gli altri, ha dimostrato che anche il potente deve assoggettarsi alla legge e alla Costituzione. Mm-hmm. Cioè, questo è quello che ha colpito la gente, sì, capisci? Sì, ma però tutto quello che è successo a Di Pietro dopo ha dimostrato come il potente si difende anche. Ecco, e allora però vedi, quello che volevo dirti io, Claudio, è il personaggio Gesù. Cioè, in un certo senso, come tanti dicono, la fede sì, la chiesa no, Gesù sì, ma i preti no. Cioè, ecco, tu quando, piuttosto io vorrei che tu, non so, magari centrassi un po' più il tuo missile quando lo devi sparare, non fosse su questo, che all'interno della istruzione e mentalità che si è formata religiosa e cattolica di una persona o cristiana, Gesù è difficilmente attaccabile secondo i termini che lo fai tu, anche perché è difficilmente dimostrabile che, infatti io sento alle volte dire, ma... è possibile che tu dica questo, è possibile che tu possa dimostrare che Gesù, perché anche a distanza del fatto che non si vuole, non so, fare discussioni forti se era come personaggio realmente storicamente esistito, però si supera questo dicendo, beh, se anche questo magari lascia un po' dei dubbi, sapere se è esistito realmente o no, come... però sappiamo che lui ha lasciato un messaggio che è molto valido. Sì, e allora è questo che io vorrei chiedere alle persone. Ditemi qual è il messaggio. Cioè, io ti spiego una cosa, sta settimana mi sono riletto il Fedone di... Claudio, ti ascolto, sì, per quanto problemi sei di telefono. Ok, scusate, ecco, ciao. Ecco, se posso avere un po' così avviato un po' una discussione, se puoi... D'accordo, ciao. Hai ragione Marco, e scusami. Io questa settimana qua mi sono riletto il Fedone di Platone, di Platone, che è Socrate, che prima di morire parla, e nel suo Fedone parla dell'anima praticamente. Socrate dà la descrizione di cosa sarà la vita dopo la morte, l'inferno, il paradiso, la beatitudine. In realtà lui non fa altro che descrivere quello che sarà dopo preso dai cristiani come esempio di paradiso, di giudizio divino all'atto della morte. Solo che Platone, subito nel capitolo subito dopo, dice però solo gli imbecilli credono in questo, tanto per essere chiari. E il problema vero è che Gesù non ha lasciato nessun tipo di messaggio. Il messaggio salvifico di Gesù era questo: siccome dopo la morte non c'è niente, non esiste paradiso, inferno, non c'è niente, io vi prometto la resurrezione della carne. Però era una roba talmente scema questa, talmente stupida, che hanno dovuto per forza andare da Platone e prendersi dal suo Fedone la descrizione del giudizio, dell'inferno, del paradiso e immetterla nel cristianesimo, immetterla nella concezione cristiana. In realtà l'inferno, il paradiso, cioè, non esiste come messaggio di Gesù. Ora, ricordate una cosa, quando parliamo di Gesù non stiamo parlando di un profeta qualsiasi, parliamo del figlio del Dio, creatore dell'universo. Cioè parliamo, ciao Mario, parliamo dell'essenza assoluta, cioè non parliamo
di un profeta qualsiasi che, vabbè, si sarà anche sbagliato, avrà descritto le cose, vabbè, ha ricevuto il messaggio divino, però lui nella sua epoca, nella sua educazione, ha dato una certa descrizione. No, non parliamo di questo. Parliamo del figlio del Dio creatore, che è Dio egli stesso. Ricordatevi sempre che questo è il dogma. Allora, il suo messaggio, il messaggio divino, era quello della risurrezione dalla morte nella carne, la risurrezione della carne. L'inferno, il paradiso e tutto il resto non c'era assolutamente. Questo è di Socrate, è Platone che scrive questo. E i cristiani si appropriano di questo, tant'è che dicono che Socrate era un ispirato da Dio prima ancora di Gesù, cioè tutte queste cacciate che vengono, e lo immettono nella religione cristiana. Diventa dogma cristiano, ma non è di Gesù. Gesù non parla, lui non sa neanche che esiste il paradiso. Voi leggete del paradiso di Gesù, l'affermazione del paradiso, lo trovate in Giovanni, ma Giovanni scrive il suo Vangelo nel 300, cioè quando dice al ladrone sarai nel paradiso con me. Per cui non esiste la concezione della vita dopo la morte, e la promessa divina, il messaggio divino che porta Gesù è la risurrezione della carne. Questo deve essere chiaro per tutti quanti. Dopodiché, una volta dimostrato che quel messaggio divino è una bugia, è una menzogna, tant'è che Gesù disse, e ve lo ricordate che noi abbiamo già parlato del passo di Nazaret, non passerà questa generazione prima che tutto ciò avverrà, in realtà la generazione passa, non succede niente, e allora Marco cosa fa? Nel suo Vangelo aggiunge, sì, ma nessuno saprà qual è la generazione, tatam, vi ho fregato tutti quanti, per cui il problema è che Gesù ha mentito. Non è tanto che Gesù aveva mentito, perché come vi ho detto, non è che sia esistito un Gesù, però noi trattiamo la persona in quanto tale in questo momento. Lui vi ha fregato tutti quanti, però intanto vi ha messo in ginocchio, vi ha terrorizzato con l'avvento, lui alla destra del Padre, sulle nuvole, eccetera, vi ha messi tutti quanti in ginocchio, dopodiché voi aspettate Godot, voi aspettate l'arrivo di Gesù, aspettate l'arrivo del Messia, aspettate l'arrivo del profeta, finché non arriva Hitler, non arriva qualcuno a mettervi in ginocchio un po' di più. Cioè in pratica cosa fa? Rinuncia, praticamente viene costruita la rinuncia alla vostra volontà, alle vostre determinazioni, a prendere nelle vostre mani il vostro divenire. Questa è la fregatura del Gesù di Nazareth. E quando si è in ginocchio e si spera in qualcuno, si è disposti anche a fare telefonate del cazzo, a fare dossier, a fare porcate, quando qualcuno indica la via alla libertà. E quello bisogna cercarlo, bisogna spaccare le gambe a quello. Ma che cazzo vuole? Mettiamolo sui roghi. Questa è la realtà della pulsione di morte. La pulsione di morte è l'accettazione di se stessi in ginocchio e fare qualsiasi cosa finché nessuno mette in discussione il proprio essere in ginocchio. Questo è un effetto sociale della pulsione di morte. Questo è l'effetto del cristianesimo. Questo è l'effetto del messaggio di Gesù. Dopodiché è chiaro che quel messaggio divino del povero Gesù messo in croce, povero Gesù bambino della Madonna che andava in cerca della stalla per poter partorire e che gli era la neve, oh come se stava male, viene messo nei bambini fin dai primissimi giorni di età. Fin dai primissimi giorni si racconta le storie di Gesù ai bambini. Addirittura quando non c'era la televisione, quando ci si riuniva nelle stalle, quando si era da mangiare, si raccontava ai bambini quanto povero era Gesù, ma temo fuori testa. Si costringevano già i bambini che morivano di fame a piangere su 1 o 2.000 anni fa. E poi parliamo del condizionamento. Questa è distruzione del divenire umano. Questo è orrore. Quando noi vi diciamo che la magia nera è la distruzione del divenire umano, questa è la magia nera. Vediamo un po' chi è che mi insulta stavolta. Pronto? Oh, cretino! Avete visto? Quando si cerca di indicare la via alla libertà, la via a prendere nelle proprie mani il proprio divenire, esistono sempre questi personaggi e sono fondamentali, sono le guardie di Matteazzo, le guardie di Nones, la guardia di Cè, per impedire a qualsiasi persona di costruire il proprio divenire nell'eternità dei mutamenti. Bisogna che le persone stiano in ginocchio, bisogna che le persone vengano bastonate, bisogna che le persone non alzino il capo, bisogna che le persone non scoprano di avere un Dio dentro. E quando vi hanno messo in ginocchio per cominciare a camminare, dovete riuscire a sviluppare tanta violenza e tanto dolore quanto è stato usato nei vostri confronti per mettervi in ginocchio. Però, quando vi hanno messo in ginocchio eravate troppo piccoli per ricordarvi il dolore che avete subito. Ma per farlo adesso, il dolore lo conoscete attimo per attimo, momento per momento, e la fatica di prendere nelle proprie mani il proprio divenire è una fatica immane. Per cui la rinuncia allo schiavismo, la rinuncia alla sottomissione, la rinuncia
al pazzo di Nazareth, la rinuncia al macellaio di Sodoma e Gomorra. Più presto la si fa nella vita e più è facile riuscire a camminare nella sequenza dei propri mutamenti. Bene, vediamo un attimo chi mi insulta stavolta. Pronto? Sì, ecco. Ciao. Ora è importantissimo questo, perché la magia non è fermati vento, risorgi Lazzaro. La magia è la costruzione momento per momento della propria esistenza. È la capacità dell'individuo di prendere nelle proprie mani il proprio divenire. Ed è importante questo, perché solo questa è magia. La magia non è abracadabra. La magia è il crogiolo che noi stiamo mescolando. Quel crogiolo costruisce noi stessi. Se però ci siamo distrutti per 30 anni, occorrono 30 anni per costruire quel crogiolo. E se cominciamo oggi, da oggi sono 30 anni, se cominciamo fra un anno, saranno 31 anni. Per cui ricordatevi bene, è difficile venire fuori dall'assoggettamento, non è così semplice. Chi ha idea invece di cosa è stato il proprio assoggettamento, il proprio dolore, può evitarlo ai propri figli, può non mettere in ginocchio i propri figli, può rifiutarsi di portare i propri figli a essere battezzati, i propri figli a essere comunicati, a essere messi in ginocchio. Può rifiutarsi di mandare i figli a catechismo, può rifiutarsi di mandare i figli a fare la scuola, può rifiutare l'ora di religione. Questo è importante. Evitate di seminare dolore laddove i cristiani hanno seminato dolore. Questo è l'inizio del paganesimo. Il paganesimo non è una cosa che ci siamo inventati noi. Il paganesimo politeista è la relazione fra l'individuo e il suo circostante, è l'espressione della libertà negli individui, ma libertà come divino. Vediamo chi mi insulta stavolta. Pronto? Ciao. Ciao, non ti insulti? No, non ti insulti. Dimmi tutto. Allora, io voglio sapere se almeno quando uno muore, se è un'altra dimensione o cosa succede, se è tutto finito, non è che ti dicono che i morti ti vedono, che ti sentono. Io volevo sapere sta roba qua, se come... Va bene, dai, insomma. D'accordo, te lo dico subito, tanto tempo, ho qualche minuto, ok. Grazie. Ciao, ciao. Allora, rispondiamo a questa amica, e noi abbiamo sempre detto questo, la vita è un'occasione per costruire il nostro corpo luminoso. Se noi sprechiamo questa occasione, quando muore il nostro corpo fisico, muore anche la nostra energia vitale, muore anche la nostra anima, chiamatela come volete, il nostro corpo viene luminoso viene disperso, la nostra energia viene dispersa. Se noi invece usiamo la nostra vita per usare la nostra volontà, per costruire il nostro potere di essere, per prendere nelle nostre mani il nostro divenire, per determinare noi stessi, noi riusciamo a compattare il nostro campo vitale. Direbbe sempre Socrate che noi prendiamo da ogni parte del nostro corpo la nostra energia e la compattiamo, e all'atto della morte del corpo fisico non facciamo altro che trasferire la coscienza dal corpo fisico al corpo luminoso. Chiaramente dopo prosegue nei suoi mutamenti. Questo lo possiamo affermare perché? Perché partiamo dal presupposto che i mutamenti, le trasformazioni dell'esistente, di tutto ciò che esiste adesso, alla fine del tempo vanno a costruire l'essere assolutamente necessario, la coscienza universale. Se noi affermiamo che Dio ha creato il mondo, la nostra vita non sarebbe altro che un momento di asservimento. Cioè, se noi crediamo in un Dio padrone, in un Dio creatore, non faremo altro che metterci in ginocchio davanti al Dio creatore e distruggere il nostro corpo luminoso. L'essere in ginocchio davanti al Dio creatore porta a distruzione del corpo luminoso. Tant'è che Gesù di Nazareth dice: ma io vi faccio risorgere con la carne. Risorgere con la carne era l'unico concetto di sopravvivenza alla morte che aveva il Gesù di Nazareth. Questo ricordatevelo sempre. Mentre invece noi affermiamo questo, che la vita è una sfida, che la vita è un modo con cui incubare, partorire il nostro corpo luminoso. La vita fisica di qualsiasi essere della natura, non solo dell'essere umano, vale per il virus, vale per l'elefante, vale per l'uccello, il passero, vale per la balena, vale per il verme della terra, vale per ogni essere della natura, vale per la pianta, l'albero, il filo d'erba. Ogni essere della natura non è altro che un modo con cui l'energia vitale si trasforma, si compatta, si modula, si modifica per diventare coscienza. Questo è, dal nostro punto di vista, il senso della vita, della nostra vita, della vita di tutti gli esseri della natura. Dopodiché,
noi indichiamo altri sistemi con cui l'energia vitale si compatta, si e diventa coscienza. Sono gli esseri di sola energia. Il pianeta su cui noi viviamo è cosciente di se stesso, è una coscienza. Il Sole è una coscienza. Le galassie sono delle coscienze, alcune complete, altre solo per alcune stelle, questo non ha importanza. Esistono vari sistemi con cui l'energia vitale nell'universo prende coscienza di se stessa. Noi come esseri della natura siamo uno di questi sistemi, siamo uno di questi sistemi che producono consapevolezza. Questo è il senso di quello che io sto dire. Per questo essere libertà significa costruire il corpo luminoso, significa costruire l'eternità, significa costruire la coscienza universale. Vediamo chi mi insulta. Pronto? Claudio e Giampaolo. Ciao Giampaolo. Ciao. Ti ascoltavo adesso venendo a casa. È interessantissimo proprio sto porre in discussione il fatto della... Cioè devo darti qualcosa in cambio, la resurrezione, perché altrimenti crolla tutto naturalmente, tutto esatto. Crolla. A proposito che noi non siamo materialisti, siamo tutto per lo spirito, però guarda caso, io per primo tengo sempre da conto il mio corpo, nel senso che col cavolo che ci lascia il mio corpo non mi interessa niente andare in paradiso, mi interessa dopo la resurrezione della carne. E quindi la barzelletta di turno, diciamo, perché a un certo punto se io non ti do questa certezza, tu non credi. Sicché non riesco a comprendere questo fatto che se non c'è questa barzelletta di mezzo da 2000 anni e prima... Ma insomma crolla tutto crolla. Da 2000 anni a questa parte c'è questa barzelletta e prima dove sono andati a finire quei disgraziati? Erano figli di buona donna quelli. No, non so se rendo l'idea. Dove sono andati a finire tutti quei... non esistevano probabilmente. L'uomo ha 2000 anni, non ha 2 milioni di anni. L'uomo ha 2000 anni e gli altri erano scimmie. No, mi chiedo questo. Infatti la gira loro la domanda. Dimmi. Mi senti? La gira loro la domanda. Sì, no, ma io appunto chiedo questo. Sono 2000 anni che abbiamo trovato la resurrezione. Esatto. E gli altri non esistono. Esatto. Mamma mia, bella c'ho questa qui, Ma io penso che per chiedere spiegazioni a qualsiasi prelato, prima di darci una risposta del genere, debba mettere in moto altro che il Vaticano. Ma ti dirà che c'è il mistero. Ah, il mistero, ho capito, sì, hai ragione. Ciao Claudio. Ciao. Siamo arrivati alla fine della trasmissione, vediamo un ultimo insulto. Pronto? Benissimo, abbiamo sentito l'ultimo insulto della trasmissione, chiudiamo qua la trasmissione. Allora, questa è la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Chi vi parla è Claudio Simeoni. Vi ricordo che sono in agosto, dopo la prima settimana, da 7 di agosto circa fino alla fine di agosto, sono sull'altipiano di Asiago. Se qualcuno interessa, può contattarmi telefonicamente. Andiamo a berci una birra, a far quattro chiacchiere, niente di particolare. Niente, io andrò a vivere dei posti magici che sono sull'altipiano di Asiago. E continuerò però a fare le trasmissioni come ogni giovedì verrò in radio per fare le trasmissioni e finiremo nelle prossime puntate il crogiolo, gli elementi che buttiamo nel crogiolo, continueremo la Devotio a spiegare le immagini della Devotio e cominceremo da un po' di tempo a spiegare un fatto per ogni secolo. Cioè dall'Ottocento, che è l'inizio a cui noi poniamo l'inizio della stregoneria occidentale, fino al 1789, che è il momento in cui la rivoluzione francese determina la pulsione di libertà e cambia la marcia, l'umanità cambia marcia, parleremo di un fatto per ogni secolo. Il primo fatto riguarderà la restaurazione, la conquista del cattolicesimo, del diritto di essere padrona delle nazioni, e vedremo alcuni aspetti di questo, come avviene, parleremo più che altro di un papa, di alcune cose, di alcuni giochetti che fanno fra di loro fanno i giochetti e noi le paghiamo a bastonate.
Ringrazio chi mi ha insultato, ringrazio chi ha fatto i versacci, e naturalmente questo mi fa star bene, perché effettivamente è un indice di successo della trasmissione, un indice di che la trasmissione sta toccando delle corde molto importanti. E naturalmente ribadiamo sempre la nostra solidarietà a ogni speaker e la nostra solidarietà alla radio, una solidarietà che è a priori, è assoluta ed è intoccabile, perché chi vuole limitare la libertà di espressione delle persone merita solo il disprezzo, ma una volta, milioni di volte, e merita ancora più disprezzo quando va a definire modi di essere o modi di porsi delle persone. Chi tocca la libertà degli esseri umani merita disprezzo, e noi questo disprezzo lo sottolineiamo milioni di volte. Questa dunque è la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo.